Dalla nostra finestra sul mondo andiamo a salutare Martina Nappi, genovese a Bonn, Germania. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria è arrivata lì a Bonn? Sì, certo, volentieri. Allora, ho fatto nel 2014 un Erasmus ad Augsburg, in Baviera. E, ho conosciuto lì una docente di italiano per stranieri con la quale mi sono molto trovata dal punto di vista umano e anche dal punto di vista didattico e quindi sono diventata sua tirocinante appunto nel corso di italiano per stranieri e questa esperienza mi è piaciuta moltissimo e ho deciso di approfondire gli studi sia di italianistica che di germanistica e quindi mi sono iscritta a un percorso bilaterale che partiva da Firenze per poi arrivare a Bonn e appunto quindi diciamo dopo 6 mesi di studio a Firenze ho terminato la laurea magistrale a Bonn e ho ottenuto il doppio diploma e poi mi sono fermata qui. Che città è Bonn? Come si vive lì? Allora, a Bonn si vive molto bene, è una città tranquilla, ve lo potete immaginare un po' come, cioè, come grandezza a metà di Genova, ci sono 300.000 abitanti, c'è anche una grande offerta culturale, ci sono tante associazioni, per dire c'è anche l'ONU, ci sono tanti ministeri, no, da ex capitale della Germania Ovest. Sì, diciamo, e la vita studentesca insomma è ottima, ci sono tantissime possibilità per gli studenti, eccetera, eccetera. Senta, lei tra l'altro ha lavorato ad un progetto particolare che riguarda le carceri. Sì, esatto. Allora, sono ricercatrice, al momento sto lavorando su un progetto di ricerca sul teatro in carcere in Italia e in Germania. Vedo le immagini, che bello. Sì, qua vedete appunto le immagini di scena della compagnia dell'alta sicurezza di Rebibbia. Allora, sì, sto collaborando con questa compagnia di teatro in carcere di Rebibbia e con un gruppo di artisti indipendenti che lavorano nelle carceri di Berlino e sto cercando un po' di confrontare le due realtà di teatro in carcere in Italia e in Germania. In Italia se ne sta parlando molto del teatro in carcere da circa 20-30 anni, insomma, ormai è una realtà radicata nella cultura italiana, direi, o nel teatro italiano. In Germania non ancora e quindi insomma sto cercando un po' di fare il punto della situazione e diciamo capire cosa in questo ambito dall'Italia un po' si può trasportare in Germania. Per una volta allora facciamo l'incontrario. Anche da Genova, insomma, c'è un progetto anche a Genova, insomma, con il teatro dell'Arca. C'è una maggiore sensibilità, insomma, così all'inizio, insomma, di questa tua ricerca, che cosa hai notato di differenza? Di differenze, allora, ho notato che appunto in Italia parliamo di realtà teatrali continuative, di laboratori che vanno avanti da 20 anni con spettacoli regolari, messe in scena, insomma, anche che hanno un rilievo a livello internazionale. In Germania sono più eventi sporadici e quindi sì, diciamo che sta iniziando un po' più ora ad essere posta più attenzione a questo fenomeno, diciamo. Quindi vedo un po', adesso in Germania vedo quello che credo in Italia accadesse intorno all'inizio del 2000.